Ciao e benvenuti in questo nuovo video. Preparatevi perché stiamo per partire alla volta di Malta, perché siamo stati, in realtà noi siamo già tornati, siamo stati ospiti di Visit Malta Italia per farvi scoprire, farvi vedere le bellezze di questa isola e tutto ciò che ha da offrire dal punto di vista culturale, ma anche e soprattutto sportivo. Questo viaggio è arrivato in concomitanza con il mio compleanno e quindi siamo arrivati e la prima cosa che abbiamo fatto è stato festeggiare il mio compleanno! La mezzanotte! Buongiorno del mio compleanno. Questa mattina siamo arrivati qua, ci siamo svegliati prestissimo per arrivare a Fort Sant'Angelo per un'esperienza incredibile. Yoga all'alba. La nostra guida è andata in ogni posto, in ogni dove per portarci i pastizzi. Qui sembra un supercrunch. Pastizzi. Normally when they're like this, they're normally filled with peas. These are the ones filled with ricotta. These are the classic ones. That normally are this shape, but open. Oddio! Ricotta, piselli, pollo. Vai, prova. Vada là. Ce n'è di ricotta, vai. Ce n'è. Super flaky. Allora, devi mangiare l'altro. È iniziato. È iniziato a gonfiarli. Adesso siamo pronti a girare. Ovviamente non abbiamo il l'accetto, quindi in qualche modo dovremo fare. Perché me lo devo attaccare addosso. No, dai, me lo devo incollare al collo. Questa è la situazione, dobbiamo ancora migliorare la posizione dei dobbiamo fare quelli all'elio. Palloncini. Cioè, no, ma è bello che non c'è nessuno a celebrarti. Ehi! C'è nessuno! Sì, è il tuo compleanno, è il tuo compleanno, vai! Certo, vabbè, oh, bellissima sta via, ma se non ti celebro io, chicca! No, facci vedere. Sì, ma ti stai attorcigliando il braccio, tra un po' ti diventa viola o questo braccio. Bellissimo. No, non si vede. Faccio vedere alla luce giusta. Sì, anch'io ho fatto tutto il video. Vedo delle somiglianze. È vero, siamo cucina di lavoro come noi. Abbiamo la stessa cucina. Che bello. Lungo tutte le strade sono piante e alberi messi fuori. Colorano questa pietra bianca giallognola che è stupenda, veramente bellissima. Meraviglioso, crea un giardino in città praticamente, bellissimo. Di qua questi baldacchini mi fanno impazzire,
Bellissimi, poi tutti colorati, con le porte colorate, stupendo. Messo, wow, wow. A me piace testare il mio mal di mare a ogni viaggio, yeah. Emozionante, già lo sento arrivare. Fantastico. Emozione. Perché faccio questa a me stessa? Perché? A pranzo in questo caffè stupendo che è un museo d'arte e in passato è stato la residenza dei cavalieri dell'ordine italiani a Malta, e carpaccio di salmone e artichokes. Come si chiamano gli artichokes? Carciofi grigliati. Top. Ah, ce n'è tre. Perfetto. E pronti, modalità active, ci aspetta un bel hiking. Questa scalinata in mezzo alle rocce che un local ci ha segnalato, ci ha detto andate perché c'è l'accesso diretto al mare. Ma come organizzavo bene questi scalini, buono. Guarda che figata! Wow! Ragazzi, non date un accesso al mare a quella ragazza, perché quella ragazza la prima cosa che farà è tupparsi. E la fascia snuda, olè! Io vorrei sapere come tu ci sei finita o sti dentro. Super sporadico e unplanned, infatti ci siamo rimessi i vestiti di prima, sono mezzi, stiamo risalendo mezzi, ma che figata, non potevamo non farlo, non potevamo non farlo. Bellissimo, il mare era incredibile. Dovreste vedere quanto è bella stasera la Silvia! Ma come ti sei tirata stasera? Senti, ho avuto 20 minuti. Eh? Davvero, guarda, i 20 minuti meglio riusciti della tua storia. No, tesoro, io mi preparo sempre. Sempre, però per in 20 minuti è... Maria? Maria, can you check the reservation? Bono. Cosa abbiamo? Cosa hai preso? Tartar di lambuca, che è un pesce pescato del giorno. Che bello comunque. Queste sono zucchine quelle sopra? No, sono cetriolo e foglie di... Vabbè, foglie di cappa. Foglie. Ma guarda quanto è bello il mio risotto. Buon appetito. Bade bisteccata, sì, ma questo non è fiorentina, lettonno, chica. Meraviglioso. Lettonno. Cioè, top, adoro profondamente.
non potevamo fare una scelta migliore. Silvia, ma se ora al ristorante ti dicono no, noi queste trecciate non si fanno. Me lo faccio da sola. Non hai l'accendino, non fumiamo. Non fai? No, è messo male, malissimo, al contrario. No. È messo bene per te, Silvia. Ora è un 27. Ok, ci siamo. Ma si può. Devo fare le prove. Poi sono io. Ma si può guardare là il brand della luce del ristorante? Bellino. Wow. Noi abbiamo preparato una piccola sorpresa. Meraviglioso. Grazie. Buon compleanno. Grazie mille. È un, due, tre. Tanti auguri a te. Tanti auguri a te. 3, 2, 1. Auguri! Auguri! Oh vai, e si chiude con i dolci. Mousse di cioccolato e il tuo tortale pesche. Con le pesche, sì. Con le pesche, bada che fogliolina carina. Questa è diversa dalle altre, eh? Questa è una foglia autunnale, non è una foglia sempreverde. E da Malta, da parte di Jimmy e Silvia, è tutto. A voi la linea studio. Questa mattina abbiamo tempo per fare colazione, un po' più lentamente rispetto a ieri, e siamo felicissimi perché è super, cioè. Hello, good morning. Queste frittatine spettacolari. Unte bisunte, ma sono buonissime. Poi c'è tutta la mia colazione. La mia colazione. Sì. Io sono British Inside, l'ho capito. Spettacolo. Lì. Un sacco di verdura, frutta, feta, ricotta. E pochissimi dolci. Oh, ma continua di qua. No. Pochissimi dolci, non ne vedo proprio. Un po' di healthy corner, anche se mi sottile. Cos'è sta roba? Yeah! Finalmente, che bello! Colazione preferita in assoluto, in assoluto. Ma anche cena, cioè io adoro il vostro abbazzato. Ora so. Gli ultimi giorni abbiamo mangiato ora solo. Sono. Sì, gli ultimi giorni. Questa mattina abbiamo preso il traghetto per andare da Malta. 20 minuti di traghetto, ho ne ho dormiti 15. Direttamente dal film Pirati dei Caraibi alla grotta di Calypso. Sì, no. E che tu aspetta, padre? Infatti. Contenta perché lavorando e vivendo nello stesso posto è difficile camminare e mantenersi attivo, perché tendenzialmente ci sono giorni in cui non esco nemmeno di casa, quindi veramente il numero di miei passi è molto limitato. Quindi sono molto contenta di questi due giorni perché sto facendo formichina, mi sto mettendo da parte un po' di passi e di attività
motoria, che è molto importante, ma ovviamente nelle nostre routine quotidiane e magari di lavoro non riusciamo a fare. Quindi anche quando abbiamo l'opportunità, vacanze eccetera, è bello poter integrare anche un po' di movimento in generale, e anche questo è visitare i posti in modo active. Guardate cosa ho trovato. Spettacolo. Melograno è per me il frutto, un po' un simbolo di tutto, di mia nonna, mi ricordo un sacco di mia nonna, casa campagna, quindi assolutamente ricordino. E ora siamo scesi in spiaggia per un picnic sulla sabbia, ma che io posso non fare il bagno con un mare così, ma si può non farlo. Oggi siamo partiti prevenuti, quindi costume c'è, non ho le ciabatte ma non importa. Che meraviglia! No, vabbè. Che meraviglia! Oh, let's go! Picnic sulla spiaggia, stupendo, wow, meraviglioso. So, what do we have? So you have the traditional and baked in the oldest oven on Gozo. This one, it's a special Zsbenyit. Zsbenyit is a local cheese. It's like a kind of bread folded with the cheese and thinly sliced potato. Okay. This one is their specialty, also with the cheese, potato, local sausage and olives. Okay. This is just something very, very local and at the moment traditional, because we have this Spanish cheese fresh. Ah, I see. And that's it. Here you have a rabbit couscous. Okay. And there you have the antipasto. Ah, so addirittura. And here you have a soft local cheese. Wow. This is the this is sun-dried cherry tomatoes with the sweet chili sauce. Here, maybe we'll open this one first. Here you have artichoke dip. Mmm. And cashew nuts, just in somebody can't have nuts. Okay. And here you have a traditional bigilla. It's a broad bean dip. Okay. With olive oil and spices. And here you have a bit of cheese, a bit of cold cut, a bit of... so much. Thank you. It's a lot of food. And you can stay till... Bagno fatto e ora diamo inizio alle danze. Questo caffè è caffè maltese ed è super particolare perché nella moka, insieme alla polvere, si mette dei chiodi di garofano e poi uscendo dentro la moka, quindi a pezzi interi, mezza stecca di cannella e qualche baccello di cardamomo, e viene un caffè super speziato, super particolare, buonissimo, buonissimo. Tutto è stato fatto in casa da Anna, giusto? Hi! Bravissima, thank you so much, congratulations, so good, so so good. Ci siamo fermati davanti Popeye Village, cioè il villaggio di Braccio di Ferro, perché questo è il set cinematografico del film di Braccio di Ferro, e dopo che hanno finito il film, invece di smantellare tutto, hanno tenuto e hanno reso una meta turistica con un mare spettacolare. Madonna, che bella là, che bello. Wow, che ripresa. Top. Bellissimo.
Jimmy è la nostra guida dopo 2 giorni insieme. Amore. E ci siamo lanciati sul cibo, non ho fatto neanche un video. Aperitivo, polpo con patate, caprese. Il tramonto è un po' birichino, stasera si sta un po'. Tramonto? No, c'è. Bada là, che bellezza. Ha sperato in tutti i modi che non arrivasse questo momento, ma. Mi ha detto che non posso portare. Beh, così lo puoi portare, ti rimane la forma. Niente, sono andati, adesso aspettiamo i prossimi. Tra un anno è il mio compleanno. Un po' meno di un anno. Vai. Cioè, è andata.